sa chi arriva adesso, eh? Ma che bella sorpresa, buonasera! Sì, con questa musica mi aspettavo ben altro, il circo. Non litigano più, per fortuna. Pace, tutto tranquillo. Onorevole Lazzo! Che gioia rivederla! Sì, però c'è. Decidiamo o sale o scende. O su o giù. Su. Sai che è ancora lì lì, giù. No, su. Far vedere chi comanda, questo? Sì, sono delle lotte di potere interne. Sì, sì, sì. Fra due ominidi, peraltro. Sarà buona l'acqua? Che c'è? Chi è l'assaggiatore ufficiale? Ma scusate, giusto. Avete fatto pace o no? Non si capisce niente. Certo, che amo, mai litigato. Beh, insomma. Sì, sì, siete presi. L'altra volta avete distrutto lo studio. Vabbè, che c'entra? Su cose che capitano. Sono cose da ragazzi. In un normale rapporto di lavoro, no? Dialettico. Che cos'è? Un regalo. Sì, ha fatto un regalo. Ma che l'onorevole Nullazzo ha fatto un regalo. Che è un anello, un brillante. Scusate, io prendo le distanze da sto... Che cos'è? Teatrino. Un regalino per lei non c'è? No, vabbè. Direi di no. Adesso far gestacci però. Sei contento di ricevere il regalo da Nomo? Se può stare più dietro comunque. E certo, che sto dietro. Se. Me sbraco pure, sai che te dico. Vabbè, adesso questa polemica... Stia sereno però, E lasci parlare l'onorevole. Questo è un momento poetico perché l'onorevole Nullazzo farà una poesia per voi, perché l'onorevole Nullazzo è un poeta, non è solo un onorevole, no. C'è chi suona, chi canta, l'onorevole è un poeta. E a chi stava alludendo, scusi, che suona, che canta? Eppure uno stronzo. Chi? Nullazzo? Cos'è? Boni. Se. Allora! Questo regalo, chissà cosa c'è lì dentro. Tra l'altro. Se una donna... Ah, sì. Non un uomo. Ti dice non ti merito, è finita. Se una donna ti dice non è per quello che hai detto, ma per quello che non hai detto, sì, è finita. È sempre finita? Se una donna ti dice ho bisogno di rimanere sola, è finita. Sì, sì, lì sì, proprio lo sappiamo tutti. Anche ho bisogno di riflettere, è finita. Se una donna in carta pecorita ti bacia sulla fronte, sì, è tua nonna. No, senta. E probabilmente è Natale. Ecco. Probabilmente, Se una donna ti dice ti amerò per tutta la vita, sì, è finita. Certo. Ma perché? Se una donna ti dice ho bisogno di amore per Dio, sì, è una canzone di Zucchero. Certo, ho bisogno d'amore per Dio. Se una donna ti dice a che ora rientri, sì, è finita. Perché? Perché? Se una donna ti dice io prendo te come mio sposo, sì, e prometto di esserti sempre fedele, sì, e nella gioia e nel dolore, sì, sì, nella salute e nella malattia, sì, di amarti e onorarti, sì, per tutti i giorni della mia vita. Scappa! No, senta! Mi sa che è tardi se te lo dice. Un applauso, c'è gente che... Cosa c'è? No, il regalo. Senta, la piantiamo qua. No! Sembrava tutto a posto, ma... Se una donna mentre ti bacia tiene gli occhi aperti e si mette lo smalto sulle unghie dei piedi, è finita. Oppure una contorsionista, c'è anche questo caso. Se una donna ti dice che il sesso non è tutto in un rapporto, non ha capito niente della vita. Adesso. O è un ciffone, sì, o di conseguenza viene allontanata come i potenti getti di acqua. Certo, infetta, certo. Se una donna guarda insistentemente il tuo amico, è finita, anche per l'amico. Sì. Come? Credo. Se una donna prima di far l'amore la paghi, subito dopo 5 minuti, è finita. Se una donna quando la chiami al telefono ti scambia per un altro, è finita. Eh beh. Se una donna du-du-du è un'altra canzone di Zucchero. Vabbè. Ah sì, donne du-du-du. Cerca di guai, certo. C'è bisogno di cantarla. No, se no distratti un attimo, ci scusi. Se una donna ti dice tu sei come un figlio per me e tua madre. Sì. Se una donna ti canta quando calienta il sol lì sulla playa, è una canzone? È probabilmente una cubana che vuole sposare. Certo. Sì? Se una donna ti dice che occhi grandi che hai è cappuccetto rosso. Se una donna mentre stai facendo l'amore risponde al telefono ma il telefono non ha squillato, è finita. Temo di sì. Se al cinema una donna che non conosci ti mette la mano sulla coscia, probabilmente è un travestito. Che bella visione del mondo, Se una donna si butta dal quinto piano, è finita. Per lei senz'altro, sì. Se una donna carina ti butta le braccia al collo e con entusiasmo ti dice mi sei mancato, sì, cominciamo bene.
Onorevole, siamo quasi commossi. Quante cose che ha scoperto in una vita sola, un lazzo. Ma che andate? Tanti regalo la prendo l'altro. Non cerchi di guadagnare punti. È inutile. Troppo tardi. Chi ha avuto il regalino e chi no? Esatto. Questa polemica. No! Ma come onorevole? No, soccorriamolo. Ma dove l'hanno preso? Ma sempre, ma si fa male con... Scusate, è lì agonizzante, dategli una mano. Ma guardi che male che ha, è finita. Sai che ti dico? Ma cosa? Ma la vogliamo piantare, soccorretelo piuttosto. Sai che invece a me non dispiace questa rissa, magari qualcuno... Ma sta soffrendo quell'uomo. Povero. Ma almeno abbattiamolo. In maniera anomala sta soffrendo. Una cartellata in faccia. Colpito in età puberale da un'incipiente calvizie, trauma superato con sprezzo, è trasformato in qualità, grazie alla sua vanità, o in virtù della sua vanità. Temo di capire di chi stia parlando. Eh sì. Eh beh, senti che diversità. È diverso, certo.